Pronti, partenza, via. La sindrome di Waterhouse è una condizione patologica prevalentemente infantile e potenzialmente fatale che colpisce le ghiandole surrenaliche. Si conforma inizialmente come una sepsi, ovvero una risposta infiammatoria sistemica molto accentuata dovuta alla diffusione sistemica di un patogeno, che nel caso di questa sindrome è generalmente la Neisseria meningitidis, responsabile della meningite. Tale patogeno causa, oltre ad sintomi sistemici, una marcata emorragia delle ghiandole surrenali, con meccanismi non ancora ben delineati ma che probabilmente includono la coagulazione intravascolare disseminata, in cui si ha l'attivazione massiva di meccanismi coagulativi, lasciando l'organismo senza fattori della coagulazione, e questo, unito al marcato danno endoteliale, causa l'emorragia. Si ha quindi una marcata insufficienza surrenalica e susseguente deficit di tutti gli ormoni prodotti dal surrene, con tutti i sintomi che ne derivano, tra cui spicca l'ipotensione, aggravata dall'infiammazione sistemica. Nonostante il quadro drammatico, una diagnosi rapida unita ad una terapia urto con antibiotici comporta la guarigione completa e il ripristino della funzionalità surrenalica nella sua interezza.